adesso con il primo direttore decodifichiamo i vari codici QR che abbiamo impostato. Inquadrato. Che app, che applicazione, come c'è un nome principale l'applicazione, no? Codice QR. Codice QR, capito. E quanto tempo ci impiega per trasformare in... Devo capire come funziona. Non deve essere parallelo al piano di lettura, cioè metterlo così, no? Tocca permetterlo. Tenere fermo, disegnare su una parola. Ma cosa fare se non è parallelo alla superficie? Non mica già fatto per casa, no? Porta pazienza, non so come funziona. Ok. Non lo so. Dov'è che c'è la... Dov'è che è indicato l'indirizzo URL? È quello? Dove è scritto? Beh, quello si legge. Beh, adesso ci puoi fare quello che mi tradimento sul web, adesso che ci hai letto? Ci impiega un tempo per fare quel servizio lì. Vediamo come il dispositivo mi legge il coso. Adesso lui fa vedere cosa sta facendo. Niente, adesso cosa succede? Praticamente ho scaricato l'applicazione QR Reader, che è questa qua. Sì. Cosa faccio? Entro nell'applicazione, praticamente è un programma che tu... Premendo, cliccando sul pulsante, c'è scritto praticamente tocca il codice per mettere a fuoco. Cosa succede? Che tu metti a fuoco, adesso mi si è scaricato il cellulare. Non è collegato da qualche parte. No. Allora abbiamo detto, capito, ora questo qui, no? Vuoi riprovare l'ultimo perché era spento, e allora puoi provare ad attaccare. Che devo fare? Riprova perché era spento. E qui, no. E qui, allora, qui. Allora, praticamente, rispegni e accendi sto coso. Abbiamo detto che è un Apple IP4? Allora, questo... Non è, pa, dai, spegni sto coso. Allora, con l'iPhone 4 o con qualsiasi altro tipo di iPhone c'è la possibilità di scaricare il QR Reader, che sarebbe praticamente un lettore di codici a barre, che è questo qua che ho scaricato io. Come funziona? Una volta che si entra nell'App Store che viene scaricato, e una volta entrato all'interno del programma, praticamente mi dice di toccare sullo schermo per mettere a fuoco il codice a barre, che in questo caso ho preso come esempio questo. Quindi se io tocco sullo schermo
viene già fuori, anzi senza neanche toccare, in automatico link riferito a questo codice, che in questo caso è www.facebook.sergioconegliano.com. Una volta che mi fa visualizzare questo link, posso cliccare direttamente e mi rimanda praticamente al sito Facebook di Sergio Conegliano, in questo caso, o al sito appunto interessato a quel codice lì. Infatti, in questo caso si è aperto Facebook e si visualizza il profilo di Sergio Conegliano. Allora, grazie mille e arrivederci.